Bella a tutti ragazzi, eccoci qui di nuovo nel mio canale per un nuovo episodio. Spero vi sia piaciuta questa piccola intro, anzi questo piccolo montaggio, e che avevamo detto di finire il pavimento, ma evidentemente, come avete potuto vedere, la cobblestone ci manca. Quindi che famo? Andiamo subito a minare per cobblestone e altre cose, ferro soprattutto, che così ci upgradiamo. E Creeper, la smettiamo di fare tipo il totem che non ti vedo, come hai fatto l'ultima volta, che come mi hanno detto, anzi ricordandomi anche il video, che ti nascondevi dopo attacco ninja alle spalle. Non so, scegli te Creeper, non so. Altri mob, vediamo. Anche qua, è furbo, va sotto gli alberi per non prendere fuoco. Comunque, allora, già che abbiamo una caverna qua vicino, io direi subito di andare qua. Sento un ragno, dov'è, sotto? O mi sta seguendo? Dov'è il ragno? Dove sei? Ragno. Oh, stai fermo là. Bravissimo, adesso ti vengo a uccidere. Dai, vieni tu. Allora, grandissimo, grazie Scheletro di aver dato un contributo anche a te. Tu, a questa causa sali, che ci diamo anche te. Vi ricordo che sono in modalità sopravvivenza, in difficoltà difficile. E spero vivamente che vi piacciono questi episodi che faccio. Dove cavolo è sto scheletro che ci sta sparando? Intanto prendiamo il carbone, visto che... Ma scusa, e che cazzo è però? Oh là, meglio mangiare un po' anche fra poco, perché se no prendo un attimo il carbone. No. Dove cazzo è che spara? Allora dobbiamo prendere ferro, cobblestone, carbone. Se troviamo anche diamanti, ma visto che non ho un piccone di ferro è inutile. Scheletro, io scommetto che se vado là tu mi killi, quindi magari evitando, ecco, appena detto, evitando di cadere. Madonna del Signore. Va bene, si fa lo stesso, perché noi siamo dei VIP, quindi possiamo permetterci tutto. Allora, prendiamo subito il carbone. Non so se vi piace tanto minare su Minecraft, ma spero che questo episodio non venga molto noioso. Oh, ferro. Scusa. Per evitare, quasi, sai cosa faccio? Quasi, metterei della terra là. Intanto ci facciamo le torce, poi ci mettiamo della terra là. Che... Ancora! Basta! Che palle! Perché mi devi far ricorrere a maniere... sempre cattive? Dammi la terra. Mettiamola qua. Comunque spero ragazzi che questo episodio non diventa noioso. Adesso voglio vedere come fai a prendermi. E scavando e minando. Spero vi piaccia comunque. Fatemelo sapere sempre con un like, un commento. E iscrivetevi al mio canale se l'avete ancora fatto. E vi ringrazierei moltissimo se condividete.
condividerete il video con i vostri amici o con chi non conoscete, trovate uno per la strada e dite: guarda, guarda questo video. No, sarebbe epico sta roba. E tanto per Creeper, occhio. Adesso continuo a dirvi un attimo. Un attimo che arriva il bomber. Vieni qua. Vieni qua, dai, grandissimo. Dai, VIP, vieni. Ehi, VIP. Dai, vieni qua. Ma non scoppiarmi. Ecco. Va bene. Va bene lo stesso. Molti di voi mi dicono di salutarvi durante i video, però, come ho detto sulla pagina, ma lo ridico, se io salutassi ognuno per nome e cognome in un video, siamo a 200 e passa iscritti. Se io dovessi salutare ognuno, perché ovviamente io non faccio differenze, quindi o saluto tutti o non saluto nessuno, quindi se dovessi salutare tutti ogni video perderei mezz'ora di video e quindi non ci sarebbe il video, ci sarebbe solo un video di saluti. Quindi saluto sempre tutti, quindi ciao a tutti ragazzi, spero apprezzate questo saluto comune. Vi do un consiglio: quando andate a minare, fate tipo uno stack di carbone e poi vi fermate col carbone, e poi se lo trovate in giro lo prendete, se no no, ma non impuntarvi sul prendere il carbone, perché prendendo solo carbone l'inventario si riempie, i picconi finiscono, e quindi cosa che fate? Andate in caverna quasi per niente. Quindi vi do un consiglio: prendete uno stack di carbone, occhio al ragno che non so dov'è, non so se sia sempre quello là che è in fondo là, adesso vediamo, sperando che non me ne cada uno in testa. E mi stavo dicendo, prendete uno stack di carbone, uno stack di ferro sì, se ce la si fa a prenderlo, magari anche uno stack di diamanti, ma non credo sia possibile, mai visto una persona che l'abbia fatto. E poi andate a minare a casaccio, diciamo. Ok, allora prendiamo un attimo quel carbone, come vi avevo detto. Se non arrivano mob da dietro, magari mi farebbero un grande favore. Allora, così. Perfetto. Grandissimo. Di questo. Quanto siamo adesso? Vediamo un po'. Scriviamo questi ultimi 4 pezzi qua, perché vedete, io non lo prendo tutto, perché sennò perderei solo che tempo, e quindi non ci sarebbe più un gameplay. Io comunque giocherei pochissimo a Minecraft e farei poco cose di produttivo. Quindi adesso vediamo quanto carbone ho. Vediamo un attimo. 62. Ok, prendiamo 2 pezzi per arrivare a 64, come vi ho detto. E poi intanto prendiamo anche la cobblestone, fa sempre comodo. Siamo venuti qua per questo, che sarebbe il colmo tornare a casa con pochissimi pezzi di cobblestone, che non facciamo niente. Prendiamo qua anche il ferro, che è comodo. Là c'è un buco? Sì, che bello. E signor zombie? Signor zombie? Signor zombie? Bravo signor zombie. Occhio ragno, sento ragno. Sei là sopra? Sei là sopra? Non credo. Sarà sotto. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo sopra. Allora entriamo qua e andiamo a esplorare. Ah, non c'è niente. Togliamo, anzi lasciamo anche. Però sento zombie. Se noi buchiamo tipo, vediamo un po', perché magari c'è uno spawn. Sembra, perché ne sento tipo 3-4. Siamo 3-4 ragazzi, quindi può essere buono se troviamo uno spawn. Intanto prendiamo anche il carbone. Oh oh oh, mettiamo una torcia subito. Allora facciamo una cosa stealth, andiamo fuori, le prendiamo da dietro. Attenzione. Oh oh, dove è lo scheletro? No, no,
Quella madonna. E la madonna, vai via. Vai via da me. Vai via. Vai via. Oh, sto anche quasi finendo la spada. Cazzo. Oh, signor zombie. Signor zombie. Signor zombie. Non la voglio come vicino di casa, gliel'ho già detto. Allora, là si prolunga di sotto, però io non ci andrei. Di qua invece si scende. Oh, ferro. C'è del ferro, però c'è lo... là c'è lo zombie. Oh no, è un creeper. Signor creeper. Signor creeper. Mettiamo subito un po' di terra, che così non viene su. Perché so che i creeper vogliono sempre fare amicizia con maniere brusche. A me non piacciono le persone che fanno amicizie così, quindi al creeper dico no. Sto anche quasi finendo il piccone, quindi quando finiamo il piccone, perché non credo di averne altri, torniamo a casa. Perché ovviamente come facciamo a continuare? Oh, creeper. Oh, ragno. Ragno, vieni su. Vieni su. Vieni su, ragno. Bravissimo. Occhio, creeper. No, non esplodere. Non arrabbiarti. Perché vedete, è triste perché si arrabbia. Cioè, è triste perché non vuole fare amicizia. Vuole fare amicizia con me. Io gli dico di no. E dopo si arrabbia, esplode. Quasi quasi mi farebbe comodo prendere quello per un accendino. Ragno, no, no, ragno, ragno. Mi fai anche l'attacco in salto? Mi fai anche l'attacco in salto? Credo che ragno sia il mob più bastardo che ci sia. Davvero. Allora, visto che il piccone abbiamo detto che è quasi finito, quasi quasi io mi dirigerei. Dirigerei a casa. Però, mi stuzzica andare a vedere cosa c'è. Quindi quasi quasi proviamo ad andare, se non troviamo niente andiamo a casa. Proviamo ad andarci. Saliamo. Ferro. Dopo lo prendiamo tornando indietro. Vediamo dove arriva. Qua. Oh, abbiamo anche un altro piccone. Perfetto. Quindi molto buono come cosa. Quindi possiamo anche continuare l'esplorazione. Però e facciamo. Però dopo, visto che noi abbiamo solo uno continuo. E dopo torniamo a casa però. Va bene, va bene. Ferro, vieni a me. Che dopo ci facciamo tutte le cose belline. Prossimo episodio, sapete cosa facciamo? Vi insegno un modo per avere una farm di... Oh, quanto ferro. Tutto mio, prendi tutto, Steve. E un modo per avere stavo dicendo, una farm di patate, canna da zucchero, qualsiasi cosa coltivabile, super efficiente. Che ho anche un altro mondo in cui gioco di solito, che è in sopravvivenza. Sì, grazie. Grazie Nico Startreci. No, non si sapeva che era in sopravvivenza. Comunque sia in sopravvivenza e è buono come cosa. Tipo mi fa tipo le patate ogni 2 minuti. Una cosa del genere. Quindi è una cosa molto buona. Prossimo episodio lo facciamo anche in questo mondo. Prendiamo la cobble. Cobblestone. Di qua c'è qualcosa? Siamo anche a corto di torce però. Dai. Dai. Su. Ok. E non finite. Non andate mai a casa. Se, con senza piccone, perché non si sa mai cosa si può trovare. Come ad esempio, se al ritorno magari scoppia un creeper e non potete andare su, o comunque dovete usufruire il piccone, se non ce l'avete siete nel... la merda. Prendiamo qua altro carbone. Sperando che non arrivino mob.
perché stranamente non sta arrivando nessuno e mi sta cominciando a preoccupare questa cosa. Perché magari sono tutti ammassati in un punto e la vedo brutta se arrivano. Molto brutta. Abbiamo qua anche il ferro. Dai. Ok. Prendi il ferro. Anche qua. Non c'è cobble. Prendilo. Carbone. Carbone. Prendiamo tutto il carbone. Che ci serve per cucinare anche il ferro, quindi ne perdiamo un po'. Dovrei andare di là, però ho torce che stanno scarseggiando. E potresti dire, Monico, l'hai preso fino adesso. Hai preso fino adesso carbone, perché non ti fai le torce per continuare? È perché fare tutto l'episodio in miniera mi rompe un po'. Quindi, adesso prendiamo. Stiamo anche finendo quasi il piccone. Abbiamo anche l'inventario pieno, quasi. Quindi prendiamo gli ultimi pezzi di coble. E poi andiamo a casa. Tipo, prendiamo un altro mezzo stack così. Tanto per. Va buono, va buono. Prendi tutto e poi ci dirigiamo a casa. Va buono così, possiamo andare. Ok. Allora. Domani ci vediamo con COD, continuerò la campagna. E nient'altro. Continuerò campagna, dopo finita la campagna farò multiplayer. Sto giocando abbastanza su COD Advanced Warfare. Sono tipo sul livello 46. È abbastanza carino, mi piace, mi. Scusa. Dai, non rompere. Finito anche la spada. Perfetto, quindi io direi di filarcela a gambe levate. Subito in maniera molto speedy, molto, ma dico molto. Qua come salgo, vedete? Ecco perché serve il piccone. Portarne uno di sicurezza. Ecco, soprattutto qua. O piazziamo la cobblestone e saliamo. E non voglio sprecarla visto che l'ho anche raccolta. Quindi ci facciamo una scala rudimentale. Ecco perché vi dico sempre portate il un po' di piccone con voi, che non si sa mai. Ok, saliamo. Adesso ho anche finito il piccone. Ovviamente è notte. Ovviamente, sottolineerei ovviamente. Allora ci dirigiamo a casa senza che nessuno ci veda. Oh, creeper. Creeper, stai là. Creeper, stai fuori. Non ti voglio a casa, te l'ho già detto. Vedete? Mi perseguita. Crede di essere simpatico, crede di essere amichevole. Io non lo voglio. Non lo voglio il creeper. Non lo voglio. Mi impegno no al creeper. No, ai creeper. Sorry. Allora prendiamo il ferro. Lo mettiamo a cuocere. Prendiamo qua, prendiamo un po' di carbone. E mettiamo a cuocere l'altro ferro. Dov'è? Ci sono perso. Dov'è? Ok, l'ho visto. Mettiamo a cuocerlo subito. E poi ci facciamo anche un. La cobble qua. Togliamo la terra e mettiamo subito la cobblestone. Però prima. Cosa? Cosa sto dicendo? Cosa? Allora, ci facciamo una spada. Una. Vabbè. Allora, abbiamo l'inventario pieno. Ho ceste, non so come metterle a posto. Vediamo un po'. Io ho un modo di mettere a posto le ceste. Allora, tipo, di qua metto il legno. Sulla prima cesta invece metto. Adesso vi mostro. Allora, qua il legno. L'altro legno non ce l'ho. Quindi mettiamo solo qui due pezzi intanto. Tanto. Anche gli stichetti. Poi c'è altre cose di legno? No. Prima cesta si mette terra. E da metà cesta in poi si mette cobblestone. Dopo aver messo la cobblestone si mette
anche la stone e qualsiasi altra cosa di cobblestone, tipo gli slab di cobblestone, la stone che fa le altre robe. Qua invece si mettono gli alberelli, i semi e qualsiasi altra cosa che si può piantare per avere qualcosa di che può produrre, quindi semi e funghi ad esempio. Mettiamoli qua. E nell'altra cesta invece, anzi, che altra cesta? Non ho più ceste. Oh cacchio. Avete visto sulla porta? Il creeper. Creeper, ti ho detto che non voglio che vieni a casa mia. Ti ho detto che non voglio. No, no, non esplodere, guai a te se esplodi. Ti ho detto che non voglio che vieni a casa mia. Ti ho detto non voglio ospiti e tu continui, ti ho detto di no. Allora io direi di farci altre ceste immediatamente. No, un'altra. Ok. Prendiamo quattro ceste, cioè due ceste, sorry. Piazziamole. Allora, su una metteremo il cibo, su questa, e sull'altra metteremo tipo redstone, carbone e pietre focaie. Allora, qua mettiamo questo, qua mettiamo sotto queste carote, qua mele di là con le uova di qua. Perfetto. Poi c'è da mettere altro? No. Cuociamo anche questa carne, se qua si muove a finire sto ferro magari. Ci ho messo 4 fornaci, ne sto usando 2, sono molto intelligente. Qui invece mettiamo tutte le altre cose, ad esempio il ferro, che dovrei fare un'altra cesta a parte con tipo ferro, oro e diamanti. E quando avrò tempo la farò, quando avrò materiale, anzi. Mettiamo il ferro, poi carbone. Anzi, mettiamo sull'altra cesta, come avevo detto. Quindi, perché di solito ho tipo 10 ceste. Quindi, vediamo organizzarci lo spazio per capirmi, facendo un inventario un po' in ordine. Qua finito? Sì, qua sì, grande. Qua se ti muovi a farmi ste cavoli costolette, magari. Vabbè, intanto prendiamo la terra, la togliamo e mettiamo gli slab, sperando di finire in questi episodi almeno il pavimento. Perché sono andato proprio in miniera, in caverna, a prendere la cobblestone. Dov'è che l'ho messa? Cobblestone, cobblestone, cobblestone. Ce l'ho sull'altra cesta. Molto bene. Prendiamola subito. Ok, non so se mi bastano questi slab. Beh, dai, un stack e mezzo circa ci basta, spero di sì. Allora, facciamolo. Ok, intanto io spero che continui a piacervi questa serie che sto continuando. E come vi ricordo sempre, supportatemi con un like, con un commento. Vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto o se è la prima volta che visitate il mio canale. E basta, tutto qua. Spero di avervi intrattenuto a sufficienza. Nient'altro, adesso finiamo qua il pavimento e dopo ci salutiamo in caso lo finiamo. Speriamo di finirlo. Se non mi incazzo bestia. Magari l'erba la lascio perché mi dà un tocco un po' così tipo tappeto. Mi sa che la cobble non mi basta. Mi sa proprio di no. Comunque uno stack me lo tengo là tipo per farmi picconi e altre armi, se no siamo fottuti.
Quindi finiamo un attimo. Togliamo prima qua che... Allora, davanti alla porta lascio l'erba. Così tipo tappeto. Sotto il letto metto coble. Dai. Mettiamo. Grande. Mangiamo che sennò qua dopo muore affamato. Muore di fame, il nostro Steve, il nostro caro Steve. Legno va di qua. Sorry. Allora, togliamo gli ultimi pezzi. Allora, intanto comincio i saluti. I saluti, i saluti. Dovevo rifare il letto, quindi l'ho tolto. Perché Steve rifà il letto così togliendolo e rimettendolo. Sapete com'è. Io quasi quasi al centro lascio una zona verde che tipo sta come un tappeto, come vi dicevo prima. Dopo magari la cambiamo appena ho sufficiente coble. Togliamo qua, altri tre pezzi qua e diventa buona la cosa, dai, così, perfetto. Beh, anche carino, dai. Allora ragazzi, spero vi sia piaciuto il video e vi ricordo, come vi ho già detto, di lasciare un bel like, un commento e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. E qui da NicoStar13 è tutto. Qui da Minecraft, secondo episodio, è tutto. Mettiamo a posto un attimo l'inventario. E basta, mettiamo il lettino. Anzi, neanche. Salutiamo. Bella ragazzi, è NicoStar13. NicoStar13, bella.